Ottimo ragazzi, stiamo per partire per il Lucca Comics, sono le 6:10, piove e in effetti dovrei mettermi un attimo al coperto, sto aspettando che mi vengano a prendere, facciamo una comitiva di amici e scendiamo giù, è giovedì ragazzi, io mi sono rotto il cazzo delle code e quindi voglio andare un po' più sereno, quindi giovedì vaffanculo, mi faccio sostituire il negozio e scendo a Lucca. Non so se si veda qualche cosa perché è proprio buio, cazzo, piena notte per quanto mi riguarda. Mi sono dovuto svegliare alle 5, è stato tragico, veramente tragico. Per cui voglio condividere con voi questa esperienza, che amicone che sono, e quindi noi ci vediamo a breve insieme con gli amici, vediamo di fare un po' di casino insieme e ci divertiremo, condividiamo insieme questa bella giornata, insomma, fatemi compagnia, mi raccomando. No, è eccezionale. Vabbè, la metto in Road to Lucca. Grazie mille. Road to Lucca. Esatto. Dopo la Facebook. Allora aspetta che anche sto qui. Geniale. Allora, abbiamo un Pokémon, abbiamo... Scusate il ritardo di 2 secondi, ma quel cazzo di computer non voleva salvarmi le canzoni di cartoni animati. No. Abbiamo anche le canzoni di cartoni animati, molto bene. E il genio delle tartarughe che ci procurerà molta gnagna, ci procurerà. Io devo fare pipì, quindi andrò a fare pipì e poi partiamo. No, faccio così. Faccio così. Oddio, grazie. Enrico, a me va bene anche arrivare vivo, eh. No, ho capito, però non può starmi, capito. Ma perché ha tutta la roba dietro e non ti vede? No, no, non mi vede, mi sono messo di lato apposta. Ricordati di psicolabili che ci sono in giro. Però adesso sta correndo come un pazzo. Però. A me va bene. Sta correndo, naso. Sta correndo come un pazzo. No, vabbè. Buono, siamo arrivati, adesso stiamo seguendo il maestro delle tartarughe qua, dei poaretti. Come le può? Con lo zainetto del Quechua, è stupendo, è bellissimo. Oppure, in realtà, questo costume ha una figata, in realtà, perché può essere bivalente. Honolulu! Honolulu, arrivo! Arrivo! Anche Mago Merlino è una figata, ti manca solo il cappellino, è stupendo. Oh, che genialata. Bon, dai, siamo arrivati, abbiamo parcheggiato veramente in culo e ci scappa da pisciare come se non ci fosse un domani, in realtà. Sì, anche. Oh, adesso abbiamo tutta l'acqua panna che ci sta muovendo. Cazzo, tu hai già bevuto una bottiglia, porca vacca. Ok, noi seguiamo il nostro genio delle tartarughe che ci guiderà. Oh, Lululu! Ah no! Oh, Lululu! Arrivo! Arrivo! Ho un problema di identità. È giusto, ecco, quando io inizio a riprendere l'ambulanza. Ecco qua, questo vuol dire guardarsi le spalle. Ciao Olly. Grande. Che cazzo ridi? Cos'hai da ridere? No. Olly,
basta propinare volantini alla gente, maestro. Che caspita. Neanche io. Il simpatico omaggio. Sì. Link. Anche ringraziato che mi ha dato il mio volantino che non volevo più. Spaventi la gente, maestro. Come posizione, vedi? Riuscirò a passare in mezzo a quella folla solo con il mio bastone e con la tua puzza. Dov'è? Di dove lo vedi? Al centro. Sì, è vero. Adesso. Vecchietto! Dai foto. Eccezionale, che incontro commovente, le lacrime ragazzi, le lacrime agli occhi. Allora, se io vedo dell'altro ramen in scatola, in barattolo, do di matto. Hot dog. C'è un saloon là, c'è un saloon, finalmente un qualcosa che non sia per forza giappo, bene. Anche il cane è stato truccato, molto bene. E il naso del tipo anche. Dai, stiamo un po' rientrando adesso. Basta, è fatta. Generazione Favi questa, Favi J, stai scherzando. No, Favi Gay, Favi J, Favi Gay. Comunque, spero che non lo venga mai a sapere, questa cosa è meglio che la taglio. Perché no. Lui è, io so quello che lui è. Allora, mettilo pure su YouTube. Io mangio una banana al giorno. Sì. Perché fa benissimo, è piena di potassio. Certo. E mi riduce i crampi alla metà. E quando non la mangio, indietro ne ho tanta. Di banana ne ha tantissima lei indietro. Oh. Allora, cosa ve ne è parso la giornata? Insomma, tutti insieme, siete come i bimbi minchia, tutti col cellulare. Io ho trovato tutto quello che volevo trovare, quindi sono felice. Bene. Secondo me è interessante. Meno cosplay questo l'anno scorso. Sarà meno gnocca. Meno cosplay. Meno qualità. Meno qualità di gnocca, sì, è vero, avete ragione. Qui abbiamo il pizzaiolo che era l'ex genio era un muratore pizzaiolo. Allora ci dico un successore su cosplay, un successore sul cosplay, è un successore, è vero, successore, è stato ragazzi. Un gran successone. Qua non avremmo trovato la gnagna, però l'ha trovata il nostro maestro, il nostro genio. Lui l'ha trovata tante tartarughe, ha trovato tanta gnagna effettivamente, ha fatto un sacco di foto. Inizia a girare da maestro. Sì, è vero, conviene di più. Esatto. Anche perché tante foto. In realtà, se tu girassi per Lucca
quando c'è questo periodo qua, in un qualunque costume, cioè tu potresti anche andare in giro con un'arma vera e propria, nessuno gliene frega un cazzo. In qualunque altro periodo dell'anno tu possa girare vestito in un modo, anche solo metto un calzino sbagliato rispetto all'altro, ti guardano tutti, ma con il verde cazzo. Mai si perde. Ecco, il verde, ecco. Io sto molto largo qua dietro, cioè. Sì, perché tu sei così, ma guarda io come sono. Ah, perché tu sei al cinto. Sono povero, tutto ma schiacciato. Ma tu infila una gamba da una parte o dall'altra. Hai una leva sotto la tua cazzo di fronte. Puoi andare più indietro? No, no, tu vuoi farmi tirare una leva, poi si apre qua un portale una e botola. Io sparisco. Sul serio? Sì. Non vado indietro. Sparirò sulla vado indietro. Frenati, prego! Testa di cazzo! Frenati, prego! No, guarda. Una gamba da una parte e una gamba dall'altra. Non vado indietro. Ma è divertentissimo. Allora, premi e vieni avanti. Così, e dopo vai indietro, così ti senti un po' meno costipato. Perché se uno mi si sente escluso, vieni avanti. È bellissimo. Io vorrei andare indietro, perché questa macchina di merda non si può andare indietro. Allora vieni in avanti, stai 5 minuti avanti, poi vai indietro, perché hai la sensazione di andare indietro. È vero, è molto bello così. Ma ti tiri un attimo così. Che stretto. Che stretto. Aspetta, tiro, tiro la leva. Adesso sì, mi sento molto meglio. Chi casco leggiato in macchina? No, io no, giuro. Nemmeno io. Io non sento neanche nulla. Hai scorreggiato? Io non ho scorreggiato. C'è veramente la puzza. No, ma non sento nemmeno io. No, adesso sta arrivando una zaffata anche qua, però. Anche. Io che troia, ecco. Mamma, che schifo. Aspetta, che... No, ma non sono... Mamma mia, che puzza. C'era qualcosa da fuori, ragazzi. No, qualcuno è morto. Chi ha morso un cadavere oggi? Ce l'hai ancora la tua magnese, sì. Te l'ho già preso due. Sono due? Due? Sì. Mi veniva ancora su il salato. Fa male per andare due. Sai che ti fa male? Fa male per andare due teste di minchia. Si può fare fino a 4 al giorno e non è mai morto nessuno che se ne ha prese 20. Quindi al massimo cago. Tu ne hai conosciuto uno che ne ha prese 20. Scusate, questa roba posso su YouTube? Sì, certo! Cazzo! Vabbè. Hai firmato un contratto? Tu conosci. Allora, se mi conoscete. No. Ha mangiato 20 magnesi e quella di loro? No. Beh, allora, sì, però se fuori anche l'anima, se vuoi a provare. Non lo puoi sapere, quindi, fino a prova contraria. Beh, vabbè, ma non è leggerissima, dai. E poi posso fare un altro appunto. Questa cintura qua. Sai che il magnese ti fa uno scompenso cardiaco? Ma tua madre fa un scompenso cardiaco. Fa scompenso cardiaco. Nonostante, senti pare che cose da dire un ipocondrico. E comunque non è vero. È un ipopondromo cosa? Un ipopondromo. Perché se la magnesia facesse sconfesso cardiaco sarei già morto da tempo. Ma basta! Che ma cazzo! Ma io non ho sconvolto. Questa era una discarica, a parte gli scherzi. Se non gli entri. Vai, vai. Cazzo! Cazzo! Non messa l'erba. Penso anch'io. Come se ti do un piede per controllare se è oddio! Ma no, si sarebbe sentito. No, si sarebbe sentito un vicino, può essere cacca. No. Merda. No, però mi sono accorto quando ho messo il piede lì che c'era un giunco che usciva. Però se la terra non può essere cacca. Una merda. Aspetta! Sono a controllare. Oddio! Un giunco, cazzo! Ragazzi! No, ma non sa la merda, la merda. No, infatti non sa la cacca. Non lo so, arrivano certe zaffate di tanti tanti. Ed eccoci ragazzi, siamo rientrati, mi sono dato una ripulita perché questa sera qui in negozio ho una conferenza, per cui sono dovuto ritornare il giorno stesso, poi tra l'altro di Lucca, quindi non mi fermo fino alle 11:30 di questa sera. Io spero che come me vi siate divertiti in questi spezzoni, insomma, che vi abbiamo mostrato. E quindi mi raccomando, pollicini in su, è come se piovesse. Commentate, condividete se vi fa piacere. Vi ricordo sempre la pagina di Facebook che trovate in descrizione, insieme anche quella di Instagram e di Twitter. Prendo fiato e noi ci rivediamo come sempre al prossimo video. State in campana, alla prossima!